anni commercialista di Siano, già sindaco di questa cittadina dal 1985 al 1989, nonché consigliere provinciale dal 1995 al 99 e dal 99 al 2004 presidente dell'assise di Palazzo Sant'Agostino sotto la giunta di Alfonso Andria. Innanzitutto, dottor Marchese, di suo personale nella vittoria di suo figlio Rocco, che è il nuovo sindaco di Siano? Allora, di mio ci sta l'impegno costante che ho ottenuto perseguendo sempre una strada retta della coerenza e della decisione. E quindi ho insegnato mio figlio, ai miei figli a dire la verità, perché ne ho tre di cui una donna, di essere sinceri soprattutto e di attuare tutti i progetti di cui hanno idea. E dal punto di vista, diciamo, politico ha seguito le mie orme, perché suo figlio ha seguito le orme paterne sia per quanto riguarda la professione che per quanto riguarda la situazione politica. È stato dell'opposizione nella passata consigliatura e adesso è stato eletto sindaco da pochi giorni. Ecco, è più bravo come politico, come consigliere oppure come commercialista? A dire la verità non saprei distinguere le due cose, perché sembra che sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista politico abbia delle idee chiare, e per cui la professione, diciamo, ha le mie orme, sì, però si è indirizzato più verso la fiscalità del lavoro che verso specializzato, cioè, che per la parte, diciamo, più della professione di commercialista, anche se collaboriamo insieme per l'avvento dell'attività professionale. Dal punto di vista politico, diciamo che io ho lasciato testimone, perché nella precedente amministrazione ero assessore, per cui... quella di Riccio? No, quella dell'amministrazione Tenore. L'amministrazione Tenore, che era un monocolore della Margherita, un monocolore. Io, a dire la verità, feci molta resistenza quando fui di San Martino Tenore. Però alla fine, siccome siamo in democrazia, vince chi prevale, chi ha la maggioranza. Per cui, lasciato il testimone quando era assessore? Nel 2006. E quindi 2006. Lui prese questa cosa di candidarsi? Di candidarsi. Quanti voti prese alla prima candidatura? Si candidò e fu il primo, grande avessimo perso le elezioni per circa 300 voti. Fu il primo, per cui è stato un buon viatico per poter poi affermare la sua candidatura oggi a sindaco di Siano. Ecco, come cittadino, non come padre, ex amministratore, come cittadino di Siano, se dovesse dargli delle priorità, le prime tre cose che dovrebbe fare da sindaco a suo figlio? Allora, le prime tre cose: dare l'immagine, detto l'immagine, perché è chiaro che in pochi giorni non è che si può dare poi la sfida decisiva. Infatti, cioè, rinnovamento rispetto al passato. E infatti una prima cosa già pare che si veda, la pulizia delle strade per esempio, è cambiata proprio, si è rivoltato il calzino da questo punto di vista. Altre due priorità sarebbero quelle di mettere mente alla pianta organica del comune, perché lui avrà bisogno di collaboratori seri e fidati e dovrà scegliere tra i dipendenti comunali quelli che essere di vicino. Ecco, mi perdoni se la interrompo, però è sempre di attualità. Dipendente comunale, sa benissimo che il responsabile dell'ufficio tecnico, quel Leo, il cui figlio è stato eletto in conflitto di interesse, pensate a o meglio, lei indica un'epurazione a suo figlio o no? A dire la verità, questa è stata la mia campagna elettorale già nel passato, quella di liberare il comune da una cappa, diciamo, di decisionisti che non vanno del tutto gli interessi del paese. Per cui io il consiglio che gli darei da cittadino è quello di liberarsi di queste storie e creare uno staff nuovo, come è stata nuova l'amministrazione, che è formata da giovanissimi, molti dei quali, anzi la stragrande maggioranza dei quali, è alla loro prima esperienza amministrativa. Per cui proprio questo dovrà essere, diciamo, l'incentivo a poter creare un ambiente nuovo, più sano e più fattivo. Dicevamo tre cose: immagine del cambiamento, rinnovamento, pianta organica
di affidarsi a un nuovo staff e persone serie e fidate. La terza cosa di finalmente un rapporto con le autorità superiori. All'incendio dei fondi. La prima delibera che dovrà essere fatta è quella dell'inserimento nel distretto turistico della Valle dell'Agro della Sierra di Sorrento, perché quella dell'Irno sta ancora in itinere, invece quella è già informata, per cui io personalmente ho avuto dei contatti con degli amici e la scadenza è il 30 di giugno. Un altro è quello di inserirsi nel progetto di accordo ANCI con AI per avere i fondi comunitari per la propaganda alla raccolta differenziata. Un'ultima domanda di carattere personale. Lei in passato ha versato tenore Luigi, lo zio dell'ex sindaco Sabatino. Diciamo che è caduta la dinastia Tenore con queste amministrazioni. Ecco, io direi che non è ancora caduta del tutto l'amministrazione Tenore, perché onestamente aver vinto i voti è significativo, per cui bisogna tenere sempre in considerazione l'avversario e mai sottovalutarlo, perché sta dietro l'angolo il tranello e il trabocchetto. Per cui agire soprattutto, però tenendo conto che gli avversari non sono ancora scomparsi. La dinastia Tenore non è cominciata con Gigino Tenore, è cominciata già con Sabato Tenore, che era già il nonno, che è stato il primo sindaco dell'Italia Democratica. Per cui questo del dopoguerra, sì. Questo passaggio di testimone tra padre e figlio, tra figlio e nipote, adesso la sorella. E sorella è stato il fatto determinante che ha fatto vincere questi giovani, che però le prime hanno combattuto a mani vuote, a mani nude contro un esercito ben armato.